Quando ho detto possiamo stare un po' tranquilli, probabilmente tranquilli non ci stiamo. Madonna mia. No, il tratto brutto il cazzo abbiamo fatto. Guardate qua. Qua è caduta tutta la montagna. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è 17 settembre 2022. Sono circa le 9:15. Siamo fuori canoni standard della sveglia, diciamo così. Sono partito un po' più tardi del solito perché ero indeciso fino alla fine su che giro fare, dove andare, cosa vedere. L'ultimo video che avete visto voi sul canale riguarda l'uscita fatta in Svizzera con Giorgio, Roberto e Simone. Nel frattempo, giusto per aggiornarvi un po', è passato circa un mese da quel video. Nel frattempo siamo stati in Irlanda. Vedrete circa 23-24 video durante l'inverno, perché come vi dicevo inizio con il primo e poi sarà una carrellata di video irlandesi dietro l'altra. Irlanda bellissima. Il giro di oggi è previsto in Oltre Po. Non vado da diverso tempo e un po' mi manca. Dovrò fare, ahimè, il mio passo preferito, che è il Peniche, fino a Bobbio. La strada più o meno l'abbiamo fatta più volte insieme. Da lì farò ovviamente la Val Trebbia, che è il motivo principale per cui mi sto dirigendo da quelle parti lì. Ma dopo la Val Trebbia inizieremo ad arrampicare su quelle stradine poco trafficate dove non c'è praticamente nessuno, che piacciono tanto a me. La temperatura, c'è una temperatura ottima, in questo momento siamo sui 18 gradi, quindi per viaggiare è l'ideale. Davanti a me è particolarmente nero, ma le previsioni avevano messo che era nero inizialmente e poi andava a migliorare. Questa mattina appena mi sono svegliato era tutto totalmente nero. Adesso le nuvole stanno lasciando spazio al sole e quindi noi adesso puntiamo le parti di Voghera, passeremo il Po e ci dirigeremo in Oltre Po, appunto. Il viaggio in Irlanda è durato circa 24 giorni, giusto per condividere con voi quello che vedrete nelle prossime settimane. Irlanda è un posto veramente fantastico, molto molto bello. Ci ha sorpreso e è andato ben oltre le nostre più rosee aspettative. Altra chicca è il richiamo BMW, il richiamo sul cardano. Personalmente sul cardano non ho mai avuto nessun tipo di problemi, non avrei fatto nessun tipo di intervento particolare se non la normale manutenzione se non ci fosse stato questo richiamo. Visto che il richiamo c'è, considerato che l'intervento è gratuito, mi sono prenotato e mercoledì porterò sotto i ferri il BMW, il GS. Le voci sono da prendere con le pinze, ma stando ad alcune indiscrezioni sembrerebbe che a chi ha superato i 60.000 km il cardano venga cambiato totalmente. Chi è sotto quel chilometraggio viene semplicemente fatto l'intervento e messa quella valvolina per far defluire l'eventuale acqua che si accumula all'interno della scatola del cardano. Allora, quello che sarà non lo so, ma visto che il richiamo c'è lo faccio fare mercoledì e spero, conto di riavere la moto per il weekend. Insomma, penso che mercoledì, al massimo giovedì, mi ridaranno la moto. Non penso che sia un intervento da tenerlo lì più giorni. Adesso farò benzina e a quel punto torneremo in sella insieme. Ho fatto questa apertura un po' più lunga del solito pure per raccontarvi un po' quello che c'è stato nel frattempo. Ci siamo lasciati il traffico delle parti di Voghera e ci stiamo avvicinando abbastanza velocemente a Varzi. Come vedete ci sono delle nuvole sul passo, c'è parecchio vento a dirvi la verità. Di contro c'è pochissimo traffico da queste parti, quindi va molto 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 bene. Siamo sul mio passo preferito, il Peniche. Ovviamente tutti sapete che non è così, ma alla nostra destra Varzi. Se non altro il tempo è bello, c'è un vento molto 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 strong. Colori molto belli però, verdi a profusione. Adesso cercheremo di toglierci davanti l'auto. Se l'asfalto fosse tutto così non sarebbe male. Peccato che tra un po' ci saranno dei crateri vulcanici qua. Vabbè, cercheremo di digerire anche quelli. Per ora non ho incontrato nessuna moto. C'era qualche moto parcheggiata, era sotto al bar di Varzi, ma qui sul passo per ora non ho incontrato nessuno. Vedete com'è? Ci sono questi avvallamenti molto 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 estremamente fastidiosi. I colori, l'aria frizzante, il vento, le foglie che cadono mi ricordano che siamo alla fine dell'estate, arriva l'autunno.
Tra l'altro ha piovuto da poco, perché per terra è bagnato. Adesso mi fermerò lungo la strada, c'è una fontana, mi fermo a fare il pieno di acqua. Ragazzi, stiamo salendo sul Penice. Ci sono queste fontanelle fantastiche dove esce un'acqua freschissima. Tra l'altro nel frattempo vi anticipo che mentre saliamo ci sono circa 9 gradi. Adesso qui prendo acqua. Poi mi sono accorto che ho la moto che va a una tromba sola, il clacson. Adesso lo smontiamo un attimino, tanto sono tempo ne abbiamo. Dovrebbe essere semplicemente uno spinotto che è saltato. Facciamo questo piccolo intervento on the road. La tromba è qui sotto, ho dovuto semplicemente smontare questa vita, allargare qui. Ci sono tutti gli spinotti, c'era uno spinotto che si era allentato con le vibrazioni, le buche e quant'altro. Adesso proseguiamo, sta uscendo un bellissimo sole, anche se come vi dicevo i colori, il vento, le foglie che cadono, guardate lì, c'è quella leggera nebbiolina sulle antenne che fa molto inverno. La temperatura c'è tutta, ci si ripete, ci sono 8 gradi in questo momento, fa freschino, ma non mi copro perché tanto adesso riscendiamo sotto e questo è quanto. È arrivato un ciclista, adesso andiamo sul passo e scendiamo a Bobbio, go, si va. So Penice, eccoci qua, siamo arrivati. Solito nuvoletto di moto, noi non ci fermiamo neanche, proseguiamo, scendiamo. Ad onor del vero devo ammettere che l'asfalto da questo versante è decisamente migliore da quello che si trova salendo da Varzi. Non è spettacolare, ma è decisamente meglio dell'altro. Tra avvallamenti, brecciolino, buche, insomma, di là è abbastanza messo male, di qua tutto sommato non è proprio in pessimo stato. Alla nostra destra la Val Trebbia e tra qualche minuto saremo in valle. Tenetevi forte ragazzi, da questo versante hanno persino fatto l'asfalto nuovo, non hanno ancora fatto le strisce a terra, è un tavolo da biliardo, è veramente fantastico da tutto ciò, una sorpresa molto gradita, soprattutto per chi la farà in salita è un regalo decisamente molto bello. E tutte queste nuvole che corrono, guardate come corrono, è molto 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 bella, a me piace molto sta roba qui, nuvole bianche, prati verdi, asfalto nero, cielo azzurro e è molto autunno tutto questo, molto molto bello. Ecco, se anche dall'altro versante, quello dal Penice verso Varzi, riasfaltassero come qui, sarebbe certamente un passo interessante a pochi chilometri da casa, perché da questo versante, il versante che scende verso Bobbio, un buon 80% è in ottimo stato, ma veramente tanta roba, molto 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 bello l'asfalto. Adesso stiamo andando piano, ma guardate qua l'asfalto è nuovo, non hanno ancora fatto neanche le strisce a terra. Dagli 8-9 gradi del Passo Penice siamo scesi a Bobbio e abbiamo trovato 17 gradi. Qui il traffico sicuramente ci sarà, vista l'ora, sono circa le 11:20, quindi la giornata è bella, è uscito un bellissimo sole, le nuvole corrono, 17-18 gradi, le persone useranno la moto e qui bisogna stare un po' con gli occhi aperti perché è una strada che invita molto ad andare, la Val Trebbia, è una strada dove porta molto ad accelerare, ma è una strada dove contestualmente bisogna avere le orecchie molto dritte, occhi aperti. E qui sotto il Trebbia, quel che resta del Trebbia, colore spaziale ma scarsissima acqua. Io malgrado mi sono trovato in mezzo a tanti motociclisti scalmanati, quelli che a volte rovinano un po' la categoria, se vogliamo. Sono arrivati con una cattiveria allucinante, li ho fatti passare al semaforo perché non ho né voglia di rimanere in mezzo a loro, né voglio rovinarmi la giornata per uno di loro. Tra l'altro bisogna stare un po' con gli occhi aperti perché nelle parti all'ombra è bagnata la strada. Il Trebbia, ahimè, non c'è più ragazzi, veramente è impressionante la quantità di acqua che non c'è. Poi tutti scalmanati al semaforo, ma in realtà quando iniziano quelle curve lasciate andare un po' prima, ma
sono tutti qua. Quello lì sopra è Brugnello. Siamo a Marsaglia. Mi ero trovato in mezzo a un gruppetto di ragazzini, fondamentalmente. Tutti un po' fumantini, tutti che smarmittavano, acceleravano. Allora, onde evitare problemi, li ho fatti andare avanti, mi sono fermato un attimino e adesso ho ripreso il mio giro, in maniera che mi godo la Val Trebbia a modo mio, anche perché con una giornata così tutto voglio tranne che rovinarmela, quindi li ho lasciati andare e adesso ci godiamo la Val Trebbia a modo nostro. Che strada che sta qua. È semplicemente porno questa strada qua. Non la facevo da qualche mese, mi mancava. E siamo venuti qua per farla, almeno 20 km, dopodiché arrampicheremo su delle stradine dove saremo soltanto noi. E tutto il caos che c'è qui sotto non sarà semplicemente un ricordo. Anche se in questo momento, complice un semaforo con i lavori alle mie spalle, mi sono messo in cima e quindi ho margine, ho strada libera, diciamo così, davanti a me. Molto molto bella, SS45. Sicuramente si potrebbe farla a un ritmo più elevato, ma come dico sempre, ci godiamo la strada, ci godiamo la giornata e riportiamo la pelle a casa. Anche perché i tempi si fanno in pista, non in strada. Adesso qui c'è una bella curva dove c'è un ottimo punto panoramico. Poi ci fermiamo un attimino qua. Questo è quello che resta del Trebbia, veramente una sofferenza assoluta vederlo così. Qui sotto generalmente c'è un verde smeraldo veramente fantastico. E qui siamo in questa curva molto molto fotografata da Val Trebbia, perché c'è questa casa cantonale che ormai è dismessa e diroccata, ma da qui si apre uno scenario pazzesco, c'è tutta la strada qui che è uno spettacolo inenarrabile. Adesso la percorreremo per circa 20 km, dopodiché inizieremo ad arrampicare su stradine pressoché deserte, dove i ritmi sicuramente saranno più blandi che questi e la tranquillità arriverà a punti inenarrabili. Strade sicuramente meno trafficate che la Val Trebbia, dove saremo verosimilmente soltanto noi e potremo abbassare la soglia di attenzione, ci potremmo rilassare e goderci il paesaggio. Veramente incantevole questa strada qua, molto molto bella, panoramica, e poi l'asfalto che ve lo dico a fare, l'asfalto è un incanto, anche se ho visto un po' troppa agitazione da parte di qualcuno, quindi ci manteniamo al nostro passo ma senza esagerare e con gli occhi aperti, per almeno altri 16 km, poi lasceremo questa parte qui, quindi andremo per i fatti nostri. Poi che bello è andarsene per i fatti suoi da soli, a un passo decente, senza il coltello tra i denti, e godersi ste strade qua, nessuno c'è. Lasciate andare quel gruppetto di 20 moto, mentre stavo facendo le foto ne sono passate un'altra decina e adesso mi godo queste strade così. Grazie di Dio. Il vento si è un po' alzato, siamo ancora in Val Trebbia, tra un po' lascerò la SS45 tra 8 km e niente, inizieremo a solcare le strade che piacciono di più a noi, quelle dove non c'è nessuno, le strade dove saremo soltanto io e il GS, possibilmente la natura.
Nel frattempo, ragazzi, dalla Lombardia siamo entrati in Emilia, dall'Emilia siamo entrati in Liguria. Adesso 1,2 km e lasciamo la SS45. Hanno attraversato proprio adesso dei cerbiatti, se non vado errato, quindi rallentiamo, non vorrei che ce ne siano degli altri. Proprio adesso sono passati da qui. Per fortuna che hanno attraversato prima che passavamo noi, perché altrimenti ci centravano in pieno. Tra l'altro, ragazzi, alla mia destra, come potete vedere, c'è una polizia locale, e davanti a voi, non so se lo vedete, proprio qui c'è un fantastico velox che fa foto a tutto spiano. Io l'ho visto e sono tornato indietro, ma in realtà le foto le fa dal lato opposto, perché io sto andando verso di là e le foto le fa, come vedete, la telecamera è puntata verso di qui. Quindi chi viene di qua più di 50 all'ora, io forse andavo a 52, perciò sono tornato indietro, ma probabilmente quelli del posto sanno e nessuno piglia le multe. Chi viene da Genova verso di qua è garantito che le pigli, perché qua ad andare piano è abbastanza improponibile. Ma non dico come questi qui che sono appena passati, ma ecco, questo qui ce la prende la multa, garantito. Beh, così si fa cassa qua. Ed eccoci qui, adesso tra 400 metri lasciamo la SS45 e puntiamo Cassingheno. Faremo quella strada lì, eccola qua, proprio in piena curva sta, qui, si gira qua. Facciamo la freccia e iniziamo ad arrampicare verso Fascia. Fascia 12 km. Vieto di transito, ma vediamo. Vediamo. Qua iniziamo ad essere su quelle stradine che piacciono a noi, storte sì, ma praticamente con poco movimento. Ovviamente non sempre sono messe bene, ci sono degli avvallamenti. Infatti la macchina qui davanti, guardate qua. Vi posso garantire che è tutta una curva qui però. SP16 è un budello che non finisce più. Ovviamente l'asfalto in alcuni punti presenta delle imperfezioni, presenta degli avvallamenti importanti, come in questo momento. Eccolo qua, alla mia sinistra. Adesso cercheremo di superare l'auto, non perché debba correre, ma se non altro riesco a vedere dove mettere le ruote. Appena la strada si farà un po' dritta, vedo che qui adesso c'è un tornante sulla destra, appena ce lo consentirà supereremo. L'asfalto è in ottime condizioni, il manto, soltanto che le frane probabilmente hanno fatto sì che il manto stradale in alcuni punti, in diversi punti, in più punti, vedete com'è, praticamente presenta degli avvallamenti molto importanti, ed è un peccato perché la strada è veramente bella qui. E come vedete, a parte due auto che mi sono lasciato dietro, ma non c'è nessuno. Anzi, qui dovete stare attenti più che altro all'attraversamento degli animali, come è successo poco sotto in Val Trebbia, che sicuramente sono rimasto a bocca aperta a vedere due cerbiatti, che tra l'altro grandi, che mi hanno attraversato la strada. Prima volta che venni qui rimasi a bocca aperta, perché oggettivamente non ti aspetti un asfalto così su una strada dove non passa nessuno. Adesso si è un po' rovinato negli ultimi anni. Inizialmente, ecco, vedete, quegli scalini lì ci sono, però per il resto è una bellissima strada da fare piano. Qui il navigatore mi dice che il limite è 90, ma vi garantisco che farlo a 40-45 all'ora è già un bell'andare con l'asfalto in queste condizioni. Qui siamo in località Cassingheno, ovviamente è un borgo piccolo, molto piccolo, dove sono i cartelli, qui i bambini giocano ancora in strada, quindi andate piano. Questa è l'entità delle strade. SP16. E avevo promesso che saremmo stati un po' più tranquilli rispetto alla Val Trebbia, e così è. Un po' buio in questo momento perché il sole si è coperto dalle nuvole e bisogna fare attenzione al fondo. Se non vi piacciono le belle cose, ragazzi, questo non è il canale per voi. Qui solo roba di un certo livello, eh.
ovviamente si fa per ridere, però è tanta roba queste stradine qui, veramente veramente tanta bella strada. Ecco, a parte questi avvallamenti che fanno un po' zompettare, ma per il resto ci sono degli scorci, dei panorami fantastici. Adesso ci fermeremo in una piazzola dove atterrano gli elicotteri, magari ne approfittiamo anche per pranzare. Il pranzo ce l'ho a bordo, l'acqua l'ho recuperata sulla fontanella del Passo Penice, e quindi è tutto molto wild anche oggi. Come vedete il vento, guardate qua come si cambia, sotto non c'era nulla, guardate qua, mo ci si porta, c'è un vento allucinante qui sotto. Eravamo un po' più in basso, un po' coperti dalla montagna, dal fianco della montagna, qui il vento è notevole, sostenuto assolutamente. Questa è la piazzola che vi dicevo, eccoci qua. Qui adesso ci attrezziamo per il pranzo, anche se è ventilato, ma è tutto molto giusto, è tutto molto wild, è tutto molto verde. Guardate che vista che c'ho qua, pazzesco, vento a profusione. Avrei voluto pranzare qui, ma vi posso garantire che arrivano delle folate di vento non indifferente. Ho cambiato persino posizione al GS, perché l'avevo messo lì e col vento che soffia da quel lato temevo addirittura che me lo ribaltasse. Quindi adesso ci apprezziamo un attimino questa veduta che è spaziale e poi ci troviamo un posticino tranquillo dove poter pranzare senza tutto questo vento. Peccato perché il posto è veramente veramente molto bello, guardate che vista che c'è. Vista importante, bella come il vento è molto molto strong. Magari salendo oppure passando dall'altra parte della montagna riusciamo a trovare un posticino riparato dove poter consumare il pranzo in totale tranquillità. Anche perché quando non tira vento la giornata è molto molto gradevole, quando tira vento vi garantisco che la temperatura si percepisce molto molto più bassa di quello che in realtà è. La strada prosegue lunga tutta sul fianco della montagna, quasi in pianura. E di tanto in tanto, quando non c'è la vegetazione, come in questo momento, si scopre la strada che continua ed è veramente incredibile la vista che c'è su questa strada. Siamo a 600 metri da Fascia, il comune di Fascia. Praticamente pochi minuti fa eravamo di là, dove c'era la piazzola dell'elicottero. La strada è incredibile, molto molto bella. Ok, adesso ci teniamo a destra e continuiamo a salire. Fino a poco fa eravamo riparati dal vento lungo la strada e non tirava un filo di aria. Come si gira dal lato scoperto, vi garantisco che di vento ce n'è tanto. Tanto vento come tanta bellezza in questo momento ci sta regalando questi posti. In questo momento l'asfalto è prominato, come state vedendo. Si modera il passo e si continua a salire. Magari in alcuni punti facciamo zig zag, perché in alcuni dove si può. Tra un po' dovremmo arrivare all'osservatorio. Vedete quanto traffico che c'è qua. Casa del Romano, ecco. Casa del Romano è il punto dove c'è l'osservatorio. 2 chilometri. Da qui, da Casa del Romano, partono diversi percorsi trekking. Qualcuno ne ho fatto. Eccoci qua, qui davanti a voi la Casa del Romano. Sopra c'è l'osservatorio. Adesso vi mostro il panorama qua sotto, che è tanta roba. Siamo nel Parco dell'Antola. Ditemi voi se non è il paradiso tutto questo. C'è una vista da quella curva lì pazzesca sotto la vallata. Solo che era impossibile fermarsi, la macchina si è fermata sul prato. La strada è quella che è molto stretta, quindi ho evitato di fermarmi lì per evitare che magari venisse su qualche auto e poi dovessi spostarla. Però è tantissima roba. Adesso proseguiamo un attimino e vediamo di trovarci un posticino dove pranzare. Guardate che vista c'è qua sotto. Pazzesco, è pazzesco. Tra un po' lasceremo Genova e entreremo nella provincia di Alessandria. Ci siamo lasciati alle spalle Carrega Ligure e stiamo sul fianco della montagna. Li stiamo girando intorno. Guardate qua che vista c'è. Le strade ovviamente non sono più... Il manto stradale ovviamente non è sempre bellissimo, ma è tutto molto molto bello. Verde a gogo. Occhi aperti, ma anche per ammirare gli scorci, guardate qua,
Si va piano, sono tutte state rovinate qui, lo sapevo, l'avevo messo in conto. Però vi garantisco che stare qui da soli, voi, la moto, il vento, la natura, il silenzio, se non il suono del vento, è veramente qualcosa di incredibile. È 1:15 e adesso ci troveremo qualcosa da mangiare. Devo schivare le buche un po' a destra, un po' a manca, perché è un po' pieno di buche qua in realtà. Un po' rattoppate alcune. Buongiorno. Poi si attraversano questi borghi dove ti salutano tutti, che sono talmente piccoli che siete quasi di famiglia qua. Non facevo questa strada da quando incontrai Bruno, probabilmente la prima volta, e quindi parliamo di qualche mesetto fa, di diversi mesi fa. Però è un percorso che mi piace molto, questa parte qui, soprattutto quello che stiamo per intraprendere adesso. Cioè la Val Trebbia merita sicuramente, e Fascia è bello pure, però quello che faremo tra un po' ha degli scorci veramente mozzafiato. In tutto ciò sono alla ricerca di un posticino, ma sono fiducioso, troverò un posto dove non tira molto vento, che come vedete anche qui le piante si muovono a gogo. Avevo trovato in realtà dei posticini dove non tirava vento, ma sono all'ombra, quindi poi fa freschino. Strade sempre meno battute, sempre... Ecco qua, adesso c'è un po' qualche pietrolina in mezzo alla strada. Oh cazzo, qua mica è chiuso, no? Speriamo che non sia chiuso. No, no, è chiusa. È chiusa? Non lo so. C'è una frana, passiamo. Speriamo che sia aperta dopo. C'erano dei transenni, ma come avete visto erano aperte, quindi mi fa pensare che si passi. Qui c'è stata una bella pioggia che si è portata appresso un bel po' di montagna, probabilmente. Occhi aperti e... Ecco, vedi. Quando ho detto possiamo stare un po' tranquilli, probabilmente tranquilli non ci stiamo. Perché altrimenti dovrei tornare indietro, ma dovrei tornare indietro per un bel pezzo. Oh cazzo, qua... Speriamo che davanti non sia peggio. Il fatto che era aperta la transenna, ho detto ci sarà passato qualcuno con la macchina. Se passa qualcuno con la macchina, a maggior ragione passo io con la moto. Però... Madonna mia qua. Insomma, quella che doveva essere una passeggiatina tranquilla si sta rivelando un po' un'avventura in questo momento. Andiamo piano, ragazzi, e occhi aperti. Ah, ok, forse qui finiva. Ok, quindi in teoria mi viene da pensare che il tratto brutto l'abbiamo fatto, forse. Guardate qua sopra però. Madonna mia. No, il tratto brutto il cazzo abbiamo fatto. Guardate qua. Qua è caduta tutta la montagna. Quindi bisogna tornare indietro. Come non detto, ragazzi, ci allontaniamo e anche velocemente, perché non vorrei che qualcosa scenda ancora in giù. Quindi adesso arriviamo sulla strada buona, diciamo così, e facciamo il punto su come tornare a casa, per evitare di rifare tutta la strada che abbiamo fatto. A me pare qui è arrivata una bella bomba d'acqua o qualcosa di simile, perché per portarsi appresso tutta la montagna. C'era scritto qualcosa su qualche divieto, però non gli ho dato peso in realtà. E niente, quindi la strada molto molto panoramica era quella, veramente bellissima. Vediamo se c'è modo di riprenderla in qualche maniera, vediamo un attimino. Arriviamo a Carrega e facciamo il punto della situazione. Adesso a questo punto mi fermerò a pranzo, dove mi trovai con Bruno la prima volta, sotto la chiesa lì, e navigatore alla mano cercheremo qualche strada utile per tornare a casa. Eccoci qua, Bruno, ti ricordi? Déjà vu, tu eri seduto qui, la moto tua era parcheggiata qua e adesso quella lì sarà la mia panchina per il pranzo e studieremo anche il modo come tornare a casa. Voilà, Bruno, riconosci il posto? Questa è una delle primissime volte che ci siamo usciti a te, forse la prima volta che siamo usciti a te. E tu eri seduto a quella panchina,
La moto tua era parcheggiata dove è esattamente la mia? E questo è il campanile di Carrega Ligure. È circa 1:30, visto che sono qui pranzo, ho a disposizione sia la panchina alla mia destra che quella alla mia sinistra, dove c'è anche la fontanella, anche se l'acqua l'ho a bordo. Il pranzo ce l'ho già, adesso pranzerò, poi con calma decideremo come tornare verso casa, visto che la strada che avrei voluto fare è chiusa per frana. Buon appetito! Allora, ho consultato il navigatore e non è che ci siano molte alternative, devo per forza di cose tornare indietro. Nel frattempo si è fermato un signore, un vecchietto che andava a funghi, e gli ho chiesto un po' della strada, ma ha detto guarda, è in quelle condizioni da maggio. Non è stata colpa della pioggia, ma probabilmente si è spostata proprio la montagna e c'è una faglia, a quanto pare si è creata una faglia e quindi la montagna si è spostata un po' ed è venuta giù. Prima ha detto devi tornare per forza giù a Ottone, adesso io volevo evitare di rifare la stessa strada, sicuramente non rifarò la medesima, ma alternative non ne ho, devo comunque tornare indietro e poi mi inventerò qualcosa, decideremo insieme che strada fare per tornare a casa. Intanto torniamo in sella, che di strada ne abbiamo ancora tanta. Da qui mancavano 130-140 km, facendo l'altra ne mancherà molte di più. Tra l'altro, dove ero fermo a Carrega non avevo neanche campo, neanche il cellulare prende lì, e quindi neanche un consulto a Google ho potuto dare, quindi mi sto regolando esclusivamente con il navigatore. Ma da come ho capito dovrò tornare a Ottone, quindi Piacenza, quindi rifaremo in parte la strada che abbiamo fatto fino a Ottone, poi vedremo, magari evitare di fare il Penice, anche se il Penice in salita oggi dovrebbe essere particolarmente bello visto l'asfalto nuovo che c'è, però l'abbiamo fatto stamattina, quindi eviteremo di fare il Penice, faremo il Brallo, qualcos'altro, ci inventeremo qualcosina. Le nuvole corrono con una velocità impressionante, il vento non è calato per niente, le strade qui sono quelle che sono, quindi la velocità a cui si va moderatamente. Guardate il vento qua, se le porta le piante proprio. Molto sostenuto il vento, fammi passare un pochino che sto un po' riparato dal cupolino, dal parabrezza. Adesso ripasseremo a casa del Romano e quindi da Alessandria rientreremo a Genova. Siamo tornati a casa del Romano, se non altro vi posso far vedere il panorama che non vi ho fatto vedere prima. C'è un panorama mozzafiato. C'è gente che fa picnic, ma qui è tutto molto molto bello. Cerchiamo di apprezzare questo almeno. E ce ne torniamo verso Ottone. Nel frattempo siamo tornati sulla SS45, siamo sulla Val Trebbia. Complice l'orario, sono le 14:30, mi sto godendo un po' la Val Trebbia. Perché secondo me tra qualche ora qui sarà un po' trafficato, questa sensazione. Questa strada qui è, la Val Trebbia è tantissima roba, ragazzi. Non sto esagerando con l'acceleratore, ma cerco di divertirmi, però quando trovi la strada così è difficile veramente tenere l'acceleratore chiuso, perché è una roba pazzesca. Tanta roba, tantissima roba. Sembra paura che qualcuno possa tagliare la curva, quindi vado sempre un po' con il freno a mano tirato, ma bisognerebbe farla a senso unico se stanno qua. Vorrebbe non finisse mai questa strada qui.
vento che c'è, ragazzi. Che strada, che strada. Tanta roba. A volte scalo la marcia perché non vorrei mai invadere l'altra corsia, anche se magari potrei farla con la marcia in più. Si fa a non amare questa strada qui? Ditemelo voi. Guarda questo coglione qui, guarda quel coglione, ma vi rendete conto come fanno? Cioè, a me pure piace correre, a parte che non sto correndo in questo momento più di tanto, ma è bello fare le curve, non tagliare le curve. Se vuoi tagliare le curve, tanto vale andare in autostrada. Questo è il mio modo di pensare. Certo è che se io correvo di più e mi trovavo quel cretino lì e taglia le curve, probabilmente sarebbe finita male per entrambi. Sai che facciamo adesso? Lasciamo questo pezzo qua, saliamocene da qui ed evitiamo di trovarci dei cretini. Facciamoci il passo del brallo, è più tranquillo e sicuramente non ci troviamo gli idioti che tagliano le curve. E comunque anche il brallo, quanto a scorci, ha molti 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 punti in cui c'è una bella vista. Mettiamo un punto dove la vegetazione qui non c'è. C'è una vista sulle montagne qui di fianco che sono uno spettacolo. Guardate che spettacolo è. Tanta 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 roba, pure il passo del brallo. L'asfalto non è ottimo, ma non è neanche messo male, sinceramente. E ci sono diversi avallamenti, infatti si sompetta ogni tanto, però è indicato, quindi si va piano. Ecco, qui se uno va tutta praticamente fa un bel salto, perché qua c'è un bel dislivello. Qua che vista c'è! Incredibile qua sotto cos'è. Veramente, veramente bello. Ed è battuto veramente da pochissime persone. Siamo ad alcuni chilometri dal passo del Brallo. Sono rimasto colpito da questo cartello: Rovere Grossa, Pieve di Montarsolo, tutela alberi monumentali. E qui davanti, passando, ho visto delle radici esagerate. Adesso ci facciamo un salto. Adesso ci fermiamo un attimino qui. Avevo detto che avremmo fatto una sosta e questo mi sembra un ottimo posto dove sostare.
Quello che mi ha colpito sono esattamente questi tronchi qui. Sono giganteschi questi tronchi. Sono qui all'interno di questo parco dove c'è questa insegna che avvisa che è una zona dove gli alberi sono protetti e ci sono questi tre in realtà, sono tre tronchi giganti, uno più grande dell'altro. Incredibile, ma quello che è lì, quello lì è veramente gigantesco. E qui praticamente c'è questo parco dove sta soffiando un vento esageratamente forte, completamente verde. Tra l'altro ragazzi è pieno zeppo di funghi. Io non me ne intendo, ma e non li raccolgo, li lascio stare, ma è pieno, molto pieno. E praticamente c'è tutta un'area picnic alle mie spalle, alle vostre spalle, qui. C'è tutta un'area picnic sia qui che dietro questi tronchi, dove uno può venire, si siede, pranza e passa il tempo. Sono i cestini, quindi è tutto molto organizzato, diciamo così. L'unica cosa che manca, mancano i bagni, ma per il resto c'è assolutamente tutto. Mi ero fermato qui perché volevo ragionare un attimo con voi, perché poi mentre facevo strada pensavo a quello che mi è successo in Valtrebbia, a quella persona lì che per correre dietro a un altro ha completamente tagliato, ha invaso la mia corsia, mettendo a rischio la mia, la sua e la vita di chi aveva dietro, perché se non vado errato, adesso poi riguarderò meglio il video mentre lo monto, ma insieme a lui mi pare che fossero in due in moto. Adesso non è da me stare lì a fare le prediche, perché ognuno va in moto come vuole, però se io avessi fatto quella manovra e dietro di me ci fosse stata Cinzia, quantomeno Cinzia me l'avrebbe detto di ogni. Io mi chiedo, quelle persone che vanno dietro a personaggi del genere, che hanno questo modo di guidare, perché non dicono qualcosa? Perché non dicono la loro? Perché non cercano di farlo ragionare e di evitare il peggio, sia per l'uno che per l'altro? Io sono molto bacchettone da questo punto di vista, perché poi credo che quando succede qualcosa, come poteva succedere a me poco fa, chi ci va a rimettere magari è una persona come potrei essere io, come potrebbero essere altri, che in quel momento stava andando nella sua carreggiata, nella sua corsia, in grazia di Dio, e divertendosi senza rompere le scatole e mettere in pericolo la vita altrui. Allora, siccome di vita ne abbiamo una, uno di noi penso che voglia farla più lunga e migliore che può. Poi la differenza non è tanto vivere tanto, vivere poco, ma vivere bene, perché se devo vivere altri 100 anni, però vivere gli ultimi 30 in malo modo, allora preferisco viverne meno, vivere quei pochi giorni che mi restano, viverli serenamente e tranquillamente. Per questo mi ero fermato qui, perché volevo condividere con voi questo sfogo qua. Tutto sommato la giornata andando molto bene, a parte la frana che ci ha costretti a cambiare strada. Comunque, come vedete, abbiamo scoperto un altro posto, sono passato diverse volte, non mi ero mai fermato, e quindi va benissimo così. E comunque una cosa sono gli imprevisti, come la chiusura della strada, il cambio di programma e eccetera eccetera eccetera, e un conto è andare di proposito a guidare in maniera scellerata, mettendo a repentaglio la vita propria e degli altri, non avendo rispetto proprio di nulla, né per se stessi e né per gli altri. Ecco, questa è una roba che non condivido per nulla, perché se tu ti vuoi far male, fallo, e fallo da solo, ma che tu possa mettere in pericolo la vita degli altri, questo no. Comunque, detto ciò, torniamo in sella, perché mancano ancora tanti chilometri per arrivare a casa, mancano ancora circa 115 chilometri, quindi di strada ne abbiamo. Comunque, quei tronchi che abbiamo visto prima, qui c'è la spiegazione, c'è scritto al centro: esemplare di roverella di 950 anni, ai piedi del quale il 29 agosto di ogni anno si svolge la festa della Madonna della Guardia. Il bosco prima della guerra era molto più esteso. Ciò che resta è quanto il parroco Don Giuseppe Calestini riuscì allora a salvare. Quindi quello che abbiamo visto prima, di quei tronchi, hanno circa 950 anni e sono esemplari di roverella. Ma anche qui un posto senza vista, ragazzi, un posto senza vista proprio. Guardate qua. Siamo quasi arrivati sul passo, il passo è lì, dove sono quelle case là. Non vi fate abbindolare dal sole, perché l'aria è
freschina, sono 15 gradi in questo momento, complice anche il vento che soffia in alcuni punti, però è tutto molto gradevole. La strada non è perfetta, l'asfalto non è stupendo, ma la vista è tanta roba. Siamo quasi, tra qualche centinaia di metri dovrebbe esserci la tabella. Vedete qua l'asfalto com'è, Passo del Brallo, eccolo qua. E adesso dal Passo del Brallo, siamo a circa 950 metri, iniziamo la discesa verso valle, che fondamentalmente da qui piano piano ci riavviciniamo a Varzi, e da Varzi poi si torna verso casa. Siamo a 105 km da casa. Il Passo del Brallo come paesaggio è molto bello, peccato che l'asfalto non è all'altezza dei paesaggi, perché come paesaggio, come ambiente è veramente bello. Molto rovinato, molto disconnessioni, molte frane in mezzo alla strada, insomma alcuni tratti di asfalto sono persino franati, insomma si deve stare molto all'occhio e la velocità deve essere estremamente moderata, perché quando meno ve l'aspettate, eccolo qua, guardate qua, adesso c'è l'ombra, non si vede molto, ma l'asfalto proprio crea delle voragini in mezzo al manto. Ed è un peccato, perché comunque come vista non ha nulla da invidiare a tanti altri passi. Siamo arrivati fino in fondo alla strada del Brallo ed è il medesimo punto dove saremmo arrivati se non avessimo trovato la frana. Ovviamente i panorami che avremmo visto sarebbero stati totalmente diversi, ma purtroppo non possiamo farci nulla. La frana è qualcosa che va oltre, che vedete come si zompetta. Questo è stato particolarmente faticoso scendere dal Brallo, perché la strada è tutta quanta disconnessa. Adesso tra un po' arriviamo a Varzi, poi da Varzi praticamente la strada tornerà a essere abbastanza dritta e monotona, ma prima di chiudere il video avremo modo di salutarci. Sono circa le 18, abbiamo trovato la location giusta per fare la chiusura del video. Guardate questa roba qui, in mezzo al nulla, solo noi. La giornata di oggi sarebbe stata molto più suggestiva se la frana non ci avesse impedito di continuare su quella strada lì, che è letteralmente una cosa molto accattivante, la strada che avremmo fatto. Magari la faremo prossimamente, chissà. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta benzina. Ciao, al prossimo video.